Serie B Win, tutti i colori della passione. Sassuolo Porto Gruaro, 24esima giornata del campionato di Serie B Win. Al Braglia di Modena si gioca una sfida delicatissima in chiave salvezza. Il Sassuolo mette Bruno e Catellani in campo fin dall'inizio, mentre vanno in panchina Noselli e Martinetti. Agostinelli invece conferma la squadra che ha battuto la settimana precedente il Vicenza. Comincia bene la partita agli ordini di Candusso di Cervignano del Friuli, comincia bene per la squadra di Gregucci. Siamo al minuto 9, c'è un cross dalla destra, Bruno con la punta riesce a calciare verso Rossi che miracolosamente con ottimi riflessi mette in calcio d'angolo. È il primo squillo della partita del Sassuolo, rivediamo ancora la bella parata di Rossi. Al minuto 21 è ancora Bruno protagonista, questa volta gioca un pallone di sponda per la corrente Rea che con un rimpallo porta la palla direttamente tra le braccia di Rossi. Succede poco nel primo tempo fra Sassuolo e Porto Gruaro, bisogna aspettare il minuto 29 per vedere questo fallo di Franceschini su Catellani, ma lo si registra perché Franceschini si farà male, sarà costretto dopo mezz'ora a lasciare il campo per Cristante che torna a disposizione di Agostinelli. Il primo tempo finisce qui, si va alla ripresa, non ci sono cambi. Gregucci chiede più concretezza al suo Sassuolo, parte meglio però il Porto Gruaro, minuto 9, destro di Scozzarella e Bressan non è sicuro, non è convinto della presa e decide quindi di spingere la palla verso il calcio d'angolo, il tiro non irresistibile di Scozzarella, Bressan però manda il calcio d'angolo. Al minuto 12 entra Noselli, prende il posto di Catellani, vedremo che Noselli sarà comunque protagonista. Minuto 14, punizione di Cibocchi. La palla arriva sul lato corto dell'area, Tarana, cross per Pia ed è il vantaggio del Porto Gruaro. Minuto 14, Sassuolo 0, Porto Gruaro 1. Primo gol stagionale per Pia che non segnava addirittura dal 15 maggio del 2010. Scavalcati su questa parabola sia il portiere Bressan sia il difensore De Falco che non riescono a intervenire. Porto Gruaro in vantaggio. La reazione del Sassuolo sta in questa punizione di Quadrini che sfila sul fondo. Minuto 20, Rossi deve tuffarsi per seguire la traiettoria, non ci sarebbe molto probabilmente arrivato. La palla però non inquadra lo specchio della porta. Gregucci a questo punto cerca di cambiare qualcosa nel suo Sassuolo. Entra Martinetti al minuto 21 per Quadrini e pochi minuti dopo al 33esimo entra Riccio per Bruno, togliendo un attaccante. Il Porto Gruaro però si difende con molto ordine, il Sassuolo non è mai pericoloso e questa conclusione di Rossini al 40esimo della ripresa è la testimonianza di quanto il Sassuolo abbia fatto fatica in tutto il secondo tempo a trovare la via della porta del Porto Gruaro. Chiede più grinta e più convinzione Gregucci, ci sono 6 minuti di recupero per tentare di raggiungere il pareggio. Però non succede niente se non un'espulsione. Qui c'è un fallo di Rea su Madaschi. Noselli, non inquadrato dalle telecamere, manda a quel paese Candusso che estrae il cartellino rosso. Questo è il replay del fallo di Rea, un fallo di gioco assolutamente comune. Noselli finisce anticipatamente la partita e lascia il Sassuolo in 10. Non succederà più nulla. Il Porto Gruaro vince a Modena 1-0 contro Sassuolo, le due squadre restano comunque in zone pericolanti.